Allora, onorevole, è campagna elettorale, il 4 dicembre ormai si avvicina sempre più, bisogna convincere gli elettori, gli italiani, perché in questa occasione non si tratta tanto di fare campagna elettorale per un partito o per un altro, anche perché stiamo vedendo appunto varie forze che anche se non omogenee si mettono insieme, o per il sì o per il no, si va avanti. Poche battute, bisogna capire perché votare sì. Qualcuno si preoccupa di un futuro in cui gli elettori non voteranno più, si preoccupano di false diminuzioni di costi della politica, insomma non si può ridurre tutto in un sì o un no. Parliamo concretamente, il 5 di dicembre cosa avverrà, se vincerà il sì o se vincerà il no? Ma il 5 di dicembre di quale anno bisogna chiedersi? Perché secondo me la domanda è che cosa succede il 5 dicembre del 2046 o del 2056? Perché il problema è che questa riforma elettorale non ha niente a che fare col 5 dicembre del 2016. Qui si tratta di capire se noi vogliamo costituire un sistema istituzionale per cui prendere le decisioni, fare le leggi è più semplice, più funzionante. E non riguarda il 5 dicembre 2016, riguarda i prossimi 30 o 40 anni della nostra vita democratica. Noi nei 70 anni che ci separano dalla nascita della Costituzione, 68, abbiamo avuto la bellezza di 63 governi. Quindi dobbiamo chiederci, noi vogliamo che per i prossimi 70 anni avere altri 63 governi o vogliamo provare ad avere un sistema istituzionale dove c'è una maggiore stabilità? Vogliamo avere delle leggi che ci vuole molto tempo per poterle approvare o vogliamo poterci concentrare su decisioni che vanno prese più rapidamente perché le sfide del nostro tempo richiedono delle decisioni più rapide? Ma questo non ha niente a che vedere con il 5 dicembre del 2016, ha a che vedere, ripeto, con la nostra vita, con tanti governi che arriveranno, perché nei prossimi 30-40 anni governerà il PD, governerà 5 Stelle, governerà il centrodestra e dobbiamo chiederci, vogliamo avere un paese nel quale il governo governa o vogliamo avere un paese nel quale, come dice Berlusconi, avevo tante belle idee ma non me le hanno fatte fare, per cui i nostri governanti invece di fare le cose ci dicono che le desideravano ma che non ce l'hanno fatta. Vogliamo restituire alla politica la responsabilità di dire guarda, tu governi perché sei stato chiamato al governo, questi sono gli strumenti, quello che hai fatto, quello che non hai fatto è colpa tua, non è colpa di qualcun altro che non te l'ha fatto fare. Allora il tema è questa carta costituzionale, i cui valori nessuno tocca, ma il cui funzionamento tutti siamo d'accordo essere molto farraginoso, lo vogliamo rendere più semplice oppure no? Questa è la domanda che si deve porre l'elettore, perché se l'elettore vuole cambiare governo deve farlo con le elezioni politiche che ci saranno nel 2018, se la minoranza del Partito Democratico vuole cambiare segretario, lo deve fare col congresso che ci sarà nel 2017. Ma perché dobbiamo utilizzare la riforma costituzionale, che è una grande occasione per il paese, per i decenni a venire, per risolvere una questione politica di quest'anno? Quindi la sua domanda in sé già riassume l'errore fondamentale. Chi si vuole liberare di Renzi, se qualcuno si vuole liberare di Renzi, ha gli strumenti per farlo, le elezioni e il congresso. Per la riforma costituzionale guardiamo la riforma, vediamo se è buona, vediamo se ci fa essere un paese più prospero, un paese più stabile, un paese più capace di attrarre investimenti, di creare lavoro. Questa è la domanda e per me bisogna rispondere sì, perché questa riforma affronta i nodi che ci sono sul tavolo uno alla volta e li risolve. Senta, una domanda, lei è uomo di governo, ci sono state le elezioni in America, ovviamente qui cambiamo argomento, qual è la posizione di questo nuovo presidente degli Stati Uniti, che cosa succederà, diciamo, quali saranno poi i rapporti con l'America? Continueranno a essere normali o succederà qualche cosa, visto che molti hanno paventato un Trump violento, xenofobo, insomma, chi più ne ha più ne mette? Ma ovviamente in partenza i rapporti con gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato e quindi si lavorerà con la nuova presidenza. Gli americani hanno eletto Trump, sarà il presidente Trump. Dopodiché, come si dice in inglese, per ballare il tango bisogna essere in due. Quindi vedremo Trump come imposterà i rapporti con gli altri stati, la sua politica estera. Gli annunci che ha fatto durante la campagna elettorale non sono stati annunci particolarmente concilianti. Lui si è molto concentrato
su un'America che non collabora col resto del mondo, un'America che non fa accordi di libero scambio, un'America che non accetta immigrazione, quindi un'America molto chiusa su se stessa. Se sarà così o non sarà così lo vedremo sulla base di quello che succederà. Io non ho la sfera di cristallo, quindi non lo posso vedere. Certo, io ho apprezzato molto il messaggio della signora Merkel, che ha detto a Trump: noi abbiamo dei valori e sulla base di questi valori collaboreremo, e quindi anche noi abbiamo dei valori, io penso, e sulla base di quei valori collaboreremo. Senta, possiamo paragonare così un po' violentemente al grillo italiano Trump, perché comunque si è toccato alla pancia dei cittadini? Ma Grillo è stato, insieme a Salvini, l'unico politico che ha esultato per l'elezione di Trump. Io penso che il voto a Trump e il voto alla Brexit, e in qualche modo secondo me anche il no al referendum, sono legati da un filo rosso, nel senso che, diciamo, il voto di protesta, l'antipolitica, il voto tra virgolette anti-establishment, sicuramente va in quella direzione. Per dirla in altre parole, essere più chiaro, dovesse vincere il no, cosa che io sono sicuro non succederà, ma dovesse vincere il no, nessuno dirà è merito di Emiliano, è merito di De Mita o è merito di D'Alema, si dirà è merito di Grillo, è una vittoria di Grillo, è una vittoria di Salvini. Per cui chi pensa che magari si indebolisce Renzi utilizzando lo strumento sbagliato che è il referendum, si sostituisce Renzi con Emiliano, Renzi con De Mita, poi ve lo raccomando, insomma, non so se avete voglia, o Renzi con D'Alema, si sappia che dopo Renzi viene un Trump, non è che viene, che so io, Travaglio, uno che pensa, uno del Fatto Quotidiano, ecco.